Eccoci qui ragazzi, bentornati nel canale di Danix. Torniamo con MotoGP 15, proseguiamo, andiamo a Montegi. Purtroppo nell'ultima gara, come avete visto, siamo andati malissimo, non siamo neanche arrivati a punti, avevamo 10 punti, adesso siamo tornati a meno 26, quindi mi sa che non lo vinciamo. No, vabbè. Sta cazzo di pioggia, non si vuoi vedere, non si può vedere, non si può vedere. Non si può vedere la pioggia in gara con MotoGP, nel senso che è una rottura di palle, un circuito pessimo, in più piove anche, va bene, andiamo bene. Comunque vediamo subito di fare una buona qualifica, perché quello che conta è fare la qualifica perfetta, perché se poi parti a metà gruppo, come avete visto nell'ultimo video, non c'è via di scampo, cioè ti fanno cadere sempre, sempre, sempre. E in tre giri non li riprendi, quindi non c'è modo, non c'è modo. Il problema è che adesso sta pure piovendo. Sta cavolo di pista che non va bene. Comunque mi sa che non lo vinciamo il campionato, ragazzi, perché siamo a meno 26 e mancano poche gare. Quindi in teoria dovrei vincerle tutte queste. Guarda dove andiamo, guarda dove andiamo. No, vabbè, torno in box, guarda. Perdiamo un abisso poi, tanto. Fai il giro subito, fai il giro immediatamente. Mamma mia, le piste brutte che ci sono in questo cavolo di gioco. Certe volte mi fa incazzare solo per vedere le piste. Mamma mia, ecco perché non seguo neanche il motomondiale. Proprio piste veramente brutte, pessime. Montegi mai l'ho potuto vedere come circuito. In qualsiasi gioco che c'è Montegi, ricordo che c'era nel Gran Turismo 3, mi sembra, 4, anche negli altri credo, non lo so, però comunque veramente un circuito odioso che non lo posso neanche vedere, non mi è mai piaciuto. A parte che i circuiti giapponesi non mi sono mai piaciuti, anche Suzuka che c'è in Formula 1, idem, mai visto un circuito più brutto di quello, veramente non mi è mai piaciuto, ma va bene. Sta cazzo di curva non la vogliamo fare neanche adesso, ma adesso proseguiamo, sti cazzi. Ci interessa, ma no, purtroppo la pioggia compromette tutto, perché ve l'ho detto, quando piove mi rompe le palle in una maniera estrema. Guidabile già la moto di suo, perché siamo a fisica pro, controllo di trazione medio. Poi sta dannata pioggia, buonanotte. Se riusciamo, no, niente, ma non riesco più a guidarla questa moto, sinceramente, non riesco più a, come se tornavamo al periodo della Honda, perché non, boh, non gira, non frena, sarà per i circuiti, ma boh, non la sto trovando equilibrata in queste gare. Anche l'altra che ho fatto prima, che le sto registrando di seguito, non riesco a guidare, non so come ho fatto lì a rimanere in piedi, ma veramente una cosa clamorosa. Ve l'ho detto che comunque con la pioggia è impossibile questo cavolo di gioco, cioè già non rimani in piedi con l'asciutto. Però abbiamo fatto un pessimo giro, secondo me. Vediamo un po', 41, 52, vabbè, ma non credo che restiamo primi. Vediamo un po'. Non voglio perdere tempo con le qualifiche. Ma sì, dai, va bene. Passiamo alla qualifica 1, bene. Quella che Vai, vedete. vai, vai. Buttati, buttati. Qualifica 2. Purtroppo dobbiamo assolutamente vincere tutte, quasi tutte quelle che restano. Troppi punti indietro, quindi non c'è possibilità di andare a chiudere il gap con Marquez, perché siamo troppo indietro. Purtroppo siamo andati male le prime gare. Quando vai male le prime gare, poi è un casino riprendermi. Questi bastardi sono sempre primi o secondi. Improponibile, improponibile. La serie di vittorie che abbiamo fatto nelle precedenti gare non c'è bastata. Quindi dobbiamo tornare a macinare un pochino. C'è feeling adesso, non c'è feeling. Quando la pista non piace è inutile, ma non c'è feeling.
né con moto né con pista. Mamma mia, questa curva non la vogliamo fare. È la terza volta che la faccio così, eh. Ma non ci credo, non ci voglio credere proprio. Non ci voglio credere. Vediamo un po'. Si vede che non mi piace il circuito, eh. Mamma mia, sto andando malissimo. Speriamo che in gara non piova perché rompe le palle. Proprio di brutto. Gira, maledetta, gira, Cristo, non giri ne per una ceppa, porca di quella. Proprio le odio le gare con la pioggia in questo gioco, proprio non si guida la moto. Speriamo che almeno tra i primi tre partiamo, altrimenti è un macello se vediamo dietro. Vira. Vediamo un po'. Faccio solo questo e buonanotte di giro perché non voglio di farne altri. Secondo me non è buon giro, però va bene così, io salterei. Ah no, è buon giro. Secondi 5, no, pensavo che avevo fatto male. Evidentemente loro vanno ancora più lenti con la pioggia di me. Pensavo che comunque ho fatto un giro pessimo, eh. L'ho guidato malissimo, arrivavo lungo in ogni curva. Invece no, siamo primi, vabbè. Vediamo in gara, dai, purtroppo questo Marquez, sempre lì, sempre lì, sempre lì. Ma perché partono prima di me e poi? Hanno una partenza molto più... più forte, vabbè, buono così, stiamo davanti. E adesso ce ne dobbiamo andare. Dobbiamo andare di brutto. Assolutamente. Dobbiamo vincere qua. Non c'è. Ma che tengo. Dobbiamo solo vincere e basta. E soprattutto sperare che tolgano punti a Marquez perché è lui primo. Quindi siamo a meno 26. Troppi punti. Troppi punti persi. Gare buttate dove ero primo. Cadute, c'è Rossi. Rossi mi sembra che qui va forte a Montecchi. Mi sa che non c'è nulla che gli piace, però non dobbiamo vincere. Troppo, vedete che quando partiamo in pole aiuta molto. Perché se non sei in mezzo al gruppo non ti ostacolano e non ti fanno cadere. Nella precedente gara ero partito a metà gruppo, purtroppo avete visto i risultati, caduto mille volte perché loro vanno molto più lento di me, quindi ti fanno cadere. Quando tenti di superarli. Oh cavolo, guardala qua. Purtroppo c'è la paura qua, appena dai l'accelerazione scoda come una maledetta questa moto. Sicuramente influisce molto anche il controllo di trazione che ho a medio e la fisica pro, perché tutte queste cose, se mettevo sicuramente semi pro credo proprio che sia molto più facile, non saprei però. Di solito toglie solo i freni congiunti con la fisica pro. Allora, vediamo un po', teniamo questo gap su Rossi di un secondo in modo che non ci disturbino.
facendo un po' le curve così, piano, in modo che non... modo di non sforzare troppo perché non serve, anche perché anche loro vanno molto lenti, quindi andata a pista se sei lunga, non vedo l'ora che sia l'ultimo giro. Siamo ogni 5. Parlano un po' poco ragazzi perché vorrei vincere qua perché questa la voglio vincere perché sennò credo proprio che il titolo possa andare a farsi benedire perché siamo troppo indietro con i punti, mancano poche gare, è quarto Marquez, quindi anche se comunque ci sono sempre Rossi e Lorenzo che sono molto vicini, quindi non è che sono lontano con i punti neanche loro, però vai fino all'up, vai. Gira, problemi di gomme. Posteriore e anteriore a metà sono. Ok, andando bene, gira, gira, gira. Pista infinita, giro infinito. Se ne sta andando proprio con le gomme, con la rosura stiamo guadagnando. Ah, qui l'errore, qui l'errore, lungo, lungo. Gira, gira, gira. Siamo all'ultima curva. Piano. Ok, andiamo a vincere, ma una faticaccia ragazzi, mamma mia, c'è Rossi secondo, podio tutto Yamaha, bene bene bene, arriva quarto, comunque gli va bene queste posizioni, vediamo quanto siamo, siamo quarti a meno 14, beh, siamo tutti lì, siamo tutti lì a parte no, Dovizioso ormai è fuori 91, ma Rossi, Lorenzo sono tutti qui a meno 3, a meno 8, ancora giochi aperti. Ora che la tensione Nelle ultime gare che della gara è mancano. passata, può lasciarsi andare ai festeggiamenti. Certo, se continuerà ad andare così forte, sarà molto dura per gli altri piloti stargli davanti. Va bene. Allora, la prossima gara è GP di Australia, ragazzi. Poi c'è Sepang. Vale. Praticamente tre gare. Probabilmente non lo vinciamo lo stesso, bisognerebbe vedere vincendo tutte e tre le gare, ma proprio tutte e tre, non, ma, a parte che se Pang un casino vincerla, però vedremo. Dai, come sempre voi commentate, condividete, iscrivetevi al canale, iscrivetevi alla pagina Facebook, Twitter, Google Plus e noi ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti da Danix0689.